Cuore giallo blu, la PMS Torino vince il quadrangolare amichevole di Pistoia. Abbiamo coach Becchi, però abbiamo visto entrambe le partite, ieri molto bene, oggi 5 minuti di partita vera, la possiamo dire? Sì, non è una cosa che volevamo, perché quando eravamo avanti di 20 chiaramente non vorresti mai che gli avversari tornassero sotto, però è evidente che è una squadra di categoria superiore, abbiamo avuto, insomma, non abbiamo ancora 40 minuti nelle gambe, una rotazione un po' accorciata per i falli, però ne è venuta fuori una partita godibile, una partita intensa, una partita dove le due squadre si sono date grandi battaglie, c'è stato grande agonismo e siamo stati bravi a controllarla per 30 minuti, abbiamo perso il filo per 5-6 minuti, qualche canestro facile di troppo, qualche forzatura, però ancora di nuovo bravi alla fine a rimettere la testa avanti e a vincere la partita. Le idee sembrano già chiare, Torino è una squadra che ha tanti attaccanti ma anche dei ottimi difensori, difesa, hai provato mille difese, sia il press in tutto campo, poi la intensità altissima, insomma c'è da stare allegri almeno da queste prime uscite. Bah, stiamo lavorando su alcune idee, i giocatori sono giocatori esperti, nel senso che hanno fatto diversi campionati, quindi è possibile lavorare un po' sulla versatilità di questi giocatori e quindi questo ci aiuta magari a avere più armi per la nostra, diciamo, per il nostro campionato. È chiaro che siamo in preparazione, quindi certi meccanismi offensivi e difensivi vanno oliati ancora molto. Però al di là di qualche sbavatura devo dire che la solidità difensiva dimostrata in queste due partite è un segnale importante. Mancava Amoroso, come tutti sappiamo, sarà assente per un po', però hai usato moltissimo il lungo Vangelov 96, o Vangelov, poi mi direi come si pronuncia, e Viglianisi, rotazione quindi veramente a piene mani e tutti rispondono bene, e se mi permetti vedo un Berry che di giorno dopo giorno cerca di integrarsi sempre di più, oggi benissimo in difesa e anche, possiamo dire anche in attacco ha fatto ottime cose. Sicuramente la squadra è consapevole dell'essenza di Amoroso e noi ci auguriamo che sia più breve possibile, ma sarà un periodo che sarà intorno al mese, quindi ho fatto un discorso chiaro, noi crediamo nelle risorse del gruppo, abbiamo giocatori esperti ma anche giocatori che hanno voglia e fame, tu hai citato Vangelov e Kenneth Viglianisi, ma devo dire che tutti hanno dato grande disponibilità, è chiaro che le line-up, i quintetti cambieranno, ci sarà ovviamente da trovare di nuovo un po' l'assetto giusto, però insomma nella sfortuna è meglio che sia capitato adesso che più avanti. Chiudiamo con una battuta, Giacchetti, Rosselli, Becchi, Fantoni, oggi era un derby. Ma sì, soprattutto per Rosselli perché ha giocato qua, ma al di là di questo è sempre bello venire a giocare a Pistoia perché le partite iniziano amichevoli e non finiscono mai tali e quindi c'è grande agonismo, grande correttezza peraltro da parte loro, però stimo lo spirito di questo popolo, di questa città perché veramente non molla mai e questo infatti gli ha permesso di crescere in pochi anni fino al basket che conta e a fare una grande stagione l'anno scorso. Ringraziamo coach Becchi, lo seguiremo ovviamente passo passo durante tutta la stagione, grazie coach e complimenti. Grazie.